L'umanità di Cristo non ha altro soggetto che la persona divina del Figlio di Dio, che l'ha assunta e fatta sua al momento del suo concepimento. Per questo il Concilio di Efeso ha proclamato che nel 431 Maria in tutta verità è divenuta Madre di Dio per il concepimento umano del Figlio di Dio nel seno suo, Madre di Dio. Non certo perché la natura del Verbo, la sua divinità, avesse avuto origine dalla Santa Vergine, ma poiché nacque da lei il Santo Corpo dotato di anima razionale, a cui il Verbo è unito sostanzialmente, si dice che il Verbo è nato secondo la carne. Così, dal Catechismo della Chiesa Cattolica numero 466.